È sequestrata la strada Albareto Due Santi, ora le pale che erano in parcheggio ad Albareto vengono fatte spostare, non senza problemi, in vista della Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Mia, il cane eroe che abbaiando e ringhiando ha salvato la vita di un uomo evitando anche che un intero palazzo a Livorno saltasse in aria, è nato a Borgo Taro ed è stato premiato a Camogli. Consigliere provinciale Massimo Pinardi ha presentato un'interrogazione in merito allo stato in cui versa la pista ciclopedonale sulla sponda destra del fiume Taro a Borgo Taro. La Valtaro è in lutto per la morte prematura di Roberto Larini, 43 anni, un male di quelli che ancora non perdona, lo ha strappato troppo presto alla sua famiglia. Oggi si sono celebrati i funerali. Samantha Schena di Carpi, 19 anni, è la nuova Miss Emilia 2013, è stata eletta ieri sera a Bedogna davanti ad un numerosissimo pubblico. La fascia di Miss Miluna Emilia Romagna è andata già da Peroni. Il Museo delle Mura di Borgo Taro si appresta ad ospitare dal 23 al 31 agosto la prima mostra personale di Fabio Natale, pittore per passione che vive tra Parma e la Val Novesa. Buonasera e buon martedì telespettatori di RTA, benvenuti al telegiornale. Dopo il dissequestro della strada di Albareto che porta ai Due Santi a Zeri, abbiamo ieri avuto notizia che c'erano dei nuovi spostamenti in atto per quanto riguarda i pezzi che avrebbero dovuto costruire le pale per l'eolico a Zeri, l'impianto eolico a Zeri. E allora Mauro Del Grosso è andato per noi a vedere che cosa stava accadendo. Ci sono ancora piccoli disagi rispetto a prima per i cittadini perché si stanno spostando da quello che era diventato ormai il loro parcheggio. Vediamo. Parco eolico di Zeri, col passaggio ad Albareto. Vi ricordate la strada sequestrata e ora dissequestrata? Bene, non c'è pace per questo parco eolico. Vedete? Qui siamo a Bertorella, siamo al frantoio di Bertorella e quelli sono alcuni pezzi delle torri eoliche di 150 metri che andavano portate a Zeri. Sono qui perché? Perché ad Albareto nei prossimi giorni si mette in piedi la fiera del fungo di Albareto e quello spazio che era stato occupato dalle pale, dalle torri eoliche, ovviamente serve per la festa del fungo. Ecco, adesso ulteriore trasferimento, quindi con mezzi particolari, con mezzi speciali, lentamente e le attrezzature vengono portate qui in mezzo alla ghiaia. Ecco, abbiamo assistito quasi a un incidente perché la macchina che apre il convoglio eccezionale, vedete? Ecco, guardate come si comportano. Arrivano con una macchina ad alta velocità, fanno fermare le macchine nella direzione opposta, vedete il soggetto ci ha guardato con un'aria molto, molto minacciosa, rischiando anche, prendendo dei grossi rischi per la viabilità in diretta. Ecco, vedete? Ci stanno dicendo anche un sacco di parolacce. Si vede che non hanno preso bene. Comunque ragioniamo un attimo. Hanno fatto un cantiere, hanno cercato di portare il parco eolico a destinazione, sono tornati ad Albareto. Adesso ad Albareto stanno trasferendo di nuovo tutte le attrezzature qui a Bertorella. Ecco, una serie di disagi, non ultimo, abbiamo quasi assistito in diretta a un incidente, una serie di disagi che sono da prendere in considerazione tutte le volte che si autorizzano questi cantieri, che si autorizzano queste opere, perché gli unici che in questo momento ci stanno smenando sono i cittadini di Albareto e della Valtaro. Lo stile dei trasporti non è cambiato, aggressivi, le persone ci dicono un po' di parolacce, la strada è la loro, ovviamente giù di mano, si lampeggia, perché? Perché si hanno dei lampeggianti accesi e si lavora, come se tutti gli altri che a quest'ora stanno tornando da Parma a fare il pendolare alle 5:30 non lavorassero. Ecco, anche questo è un fattore molto importante per la situazione e che va preso in considerazione, cioè tutte le volte che ci sono queste opere così impattanti, i soggetti che lavorano, non essendo del territorio, non hanno una grande cura nei rapporti, diciamo così, rispetto alle persone che sono presenti sulle strade e sui luoghi di lavoro. Queste sono le ultime torri che verranno spostate nelle prossime ore. Una parte delle attrezzature che erano qui sono andate a finire anche nell'area industriale di Albareto. Ecco, qui nasceranno i capannoni per la fiera del fungo di Albareto. Cosa dire?
gli unici che in questo momento ci stanno smenando sono i cittadini del comune di Albaretto, perché hanno avuto la strada sequestrata e hanno tutti questi disagi per la viabilità. Ma a che punto siamo col cantiere di Zeri? Il cantiere di Zeri è sospeso, ha una sospensiva delle autorità amministrative della regione toscana. La strada è stata dissequestrata, però ci sono anche lì dei vincoli. Parlando oggi con l'amministrazione, ci sono delle cose da rifare, ci sono delle fideiussioni da prendere o comunque ci sono delle sistemazioni che vanno obbligatoriamente fatte. È una situazione molto confusa a livello amministrativo, a livello tecnico, a livello organizzativo. Ribadisco, gli unici che ci hanno smenato in tutta questa situazione sono i cittadini della montagna, che in buona fede si sono fidati, hanno cercato di dare una mano per un progresso tecnologico, per un processo tecnologico, e che in realtà hanno solo i danni: una strada rovinata, delle attrezzature che vengono trasportate e trasferite e soprattutto il rischio e l'incombenza dei sequestri sulle strade vitali per andare nelle zone, per andare per funghi. Mia, una golden retriever di quasi 2 anni, nata a Borgo Taro e poi trasferita con i suoi proprietari in quel di Livorno dove vivono, è stata premiata per aver salvato la vita ad una persona. La notte del 27 giugno, forse ne avrete già sentito parlare, la cagnetta sentì odore di bruciato e pericolo provenire da un appartamento. Una persona infatti aveva appiccato un incendio con il gas tentando di suicidarsi e per questo un intero palazzo della città toscana stava per esplodere letteralmente, ma Mia, abbaiando e ringhiando, ha permesso a ben 5 famiglie di salvarsi. Un gesto che è stato ricordato in questi giorni a San Rocco di Camogli, in provincia di Genova, dove ogni anno vengono premiati cani che si distinguono per gesti di altruismo, e questa volta c'era anche Mia, un cane eroe che è nata proprio a Borgo Taro. Dopo aver visto lo stato in cui versa la pista ciclopedonale realizzata sulla sponda destra del fiume Taro in prossimità del ponte che collega il centro abitato del capoluogo ed il centro sportivo Santa Barbara, scrive il consigliere provinciale Massimo Pinardi, ho presentato una interrogazione al presidente della provincia Vincenzo Bernazzoli per conoscere i motivi per i quali il cantiere è fermo e quando si intende avviare i lavori per consegnare l'opera finita. Pinardi sottolinea inoltre che non è certo un'immagine gradevole quella che viene offerta ai numerosi villeggianti presenti nel capoluogo della Valtaro in questo periodo. Vedere erbacce e vegetazione spontanea che spuntano tra le recinzioni in legno, prosegue, danno l'idea dell'incuria e della trascuratezza. Confido pertanto che quanto prima si possano riprendere i lavori per consegnare l'opera finita all'intera comunità borgotarese. Cambiamo pagina, una pagina triste, perché oggi pomeriggio si sono svolti i funerali di Roberto Larini, che è mancato all'affetto dei suoi cari e dei tanti che lo conoscevano, lo stimavano e l'amavano, proprio l'altro giorno, a soli 43 anni. 43 anni, gli ultimi passati lontano contro un male particolarmente cattivo, particolarmente aggressivo. Roberto Larini è morto 43 anni, oggi ci sono stati i suoi funerali. Lascia una bimba, Angelica, di soli 5 anni, lascia una moglie, Samantha, di cui era particolarmente innamorato. Roberto aveva uno stile unico, era capace di parlare con tutti, aveva una grande passione, l'ambiente, la difesa dell'ambiente, ma non era uno di quegli ambientalisti troppo ortodossi, troppo integralisti, riusciva a capire, a vedere oltre, e quindi grazie a lui sono nate tante iniziative, sono nate tante collaborazioni. Grazie al suo spirito sempre di seconda linea, di servizio, di servizio per gli altri, sono nate delle amicizie, sono nati dei gruppi. Questi gruppi tuttora lavorano, collaborano. Il suo carattere schivo lo portava distante dai riflettori, infatti abbiamo fatto tanta fatica a trovare immagini, tanta fatica a trovare interviste. Perché? Perché era un uomo del fare, sapeva, conosceva il valore del tempo, lui sapeva che aveva poco tempo, ne è sempre stato consapevole, lottava con un male che non lasciava scampo, eppure lavorava, ha mantenuto una famiglia, ha creato una famiglia e faceva il volontario. La cosa più preziosa che aveva, che era il tempo, lo ha dedicato agli altri, facendo volontario a favore di cosa? Dell'ambiente, del bene più importante che secondo lui abbiamo. Un bene che in questo periodo, proprio in questo periodo, in quest'estate, sta cominciando ad avere anche un valore di tipo commerciale, grazie a lui, perché era un uomo del dialogo, era un uomo che seminava semi di dialogo in tutte le situazioni. Quindi lo ricordiamo, lo ricordo personalmente, dialogo
dialogare con i motociclisti quando c'erano le motocavalcate e andare a fare i controlli per i ripristini, lo vedevamo dialogare con le altre associazioni, sempre disponibile come tutti i suoi colleghi a fare qualsiasi tipo di attività a favore dell'ambiente, della sensibilizzazione, della natura, dei percorsi, dell'andare a pulire un bosco, dell'andare a recuperare una macchina abbandonata, una batteria buttata in una discarica abusiva. Roberto Larini rappresenterà per il futuro un buon esempio di una brava persona, di un padre di famiglia e soprattutto di una persona che ha dedicato tantissimo tempo, come succede per tutti i volontari, agli altri, in questo caso al bene comune dell'ambiente. Domani alle 10.30 presso il cimitero di Albareto le amministrazioni comunali di Borgotaro e Albareto promuovono un momento commemorativo a 10 anni dalla scomparsa dell'onorevole Renato Grilli. Saranno presenti sindaci dei due comuni e i familiari dell'indimenticato concittadino. Giovedì al Parco dei Pini di Albareto si terrà la quarta serata di musica in salotto, dove si esibiranno il corpo bandistico di Albareto e a seguire la Glenn Miller Band di Bedonia. L'entrata, vi ricordo, che è offerta e l'incasso della vendita delle bibite, che è gestito dalla Proloco, sarà destinato alla piccola Chanel, la bimba di Oriano, che si dovrà operare a Boston. L'invito è quello di partecipare numerosi per sostenere una causa importantissima. Aiutiamo davvero la piccola Chanel a guarire.